Allora, oggi abbiamo fatto questo workshop sul tema della cooperazione e delle reti. È un tema chiave, ad esempio, con riferimento ai quattro siti UNESCO di cui oggi abbiamo parlato. Fare rete è una cosa però non facile. Oggi stiamo discutendo di quali sono i modi per fare cooperazione in maniera efficace. Sono uscite delle idee interessanti che riguardano ad esempio una numerosità bassa di obiettivi, una numerosità bassa di azioni, un livello di obiettivi non troppo alti, facilmente raggiungibili. Ci siamo raccontati che le esperienze negative fanno fare 10 passi indietro, quelle positive ne fanno fare uno in avanti. Ci sono state delle esperienze interessanti di comunità che sono nate per minacce esterne e quindi ci siamo chiesti: ma quali sono le minacce esterne che possono far scattare improvvisamente la volontà di cooperare? E quindi abbiamo creato sostanzialmente le basi per capire quali sono i meccanismi che fanno innescare la cooperazione e quali sono le condizioni che la rendono possibile nel tempo. Abbiamo capito che la cooperazione è un processo sociale complesso, è difficile da far partire e facile da distruggere, e quindi testimonianze e scambi di esperienze come quella di oggi sono chiave per capire quali sono le cose da fare per poter cooperare insieme. E siccome sappiamo che i successi nascono da alleanze, queste riflessioni sono importanti.